Allora, siamo tornati su Far Cry 5 con un nuovo episodio. Oggi siamo nel menu perché vi spiego. Stavo cazzeggiando un po' in giro nella regione di Faith e sono arrivato a livello 3 della resistenza. Quindi mi ha attivato, cioè mi ha attivato tra virgolette, perché mi ha lanciato nella missione principale, finale di Faith. Ho distrutto dei veicoli così e mi ha portato a livello 3 di resistenza. Appena ho notato che non si può, come per la ragione di John, andare prima alla chiesa, scegliendo quando andarci e poi appunto fare la missione, ma ti lancia praticamente dentro, cioè il personaggio sviene, il vice sviene e entra direttamente nell'audio, ho automaticamente istantaneamente fatto Alt F4 per poter registrare, quindi adesso non sto facendo continuo quello che succederà. Spero soltanto che non mi verranno tolte, come era successo nella ragione di John, alcune missioni, per esempio quella nella ragione di John, del Revelator, il mega giga sì, ciao, trattore, camion. Spero che per esempio quelle dello sceriffo, di Misery, tutte queste cose qua non vengano tolte. Quella della strada sicuramente no, perché c'è ancora, però adesso boh, vediamo. Nel dubbio, noi iniziamo. Eccoci, infatti siamo completamente fatti, ragazzi, se lo notate, e tra poco dovremmo teoricamente svenire fortissimo. Infatti, eccoci qua. Sì, ridi. Benvenuto nel Gaudio, eccolo qua. Mamma mia, ciao, ciao, ciao. Sì, diciamo sì. Realtà lui voleva andarsene. Sei tu che pensi che non volesse? The fuck? Ma è una visione questa, ragazzi. Tanto non è reale la cosa che credo, aspettate. Ah no, 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 non è reale. Che forse, sì. Vero che non è. Vedi che lo comanda. No, forse. No. Ma che cazzo sta succedendo? No, 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 ma che cazzo stai facendo? Ma è veramente successa questa cosa? Non ho capito. Oh! No, sei morto il tizio, no, dai, il tizio mi darà più delle missioni, poi è un figlio della Madonna, no, no, oh! Il boss lì, Virgil, è un figo! Ma stiamo scherzando? Ma porca! Dai! È morto davvero Virgil! Dai! Porca vacca! Ma come hanno preso lo sceriffo, boiale? Arrivo, dammi il tempo, ero dentro con quella tipa lì. Arrivo, no? Datemi il tempo, le tempistiche, tempisticose, fatemi chiamare gli alleati, no? Posso? No! Beh, sono da sola, sì! Sono da sola, sì! Dove stanno i nemici? Cioè, io ho visto. Oh, cazzo. Sì! Sì,
vado a trovare, ma è bloccato. Qua? Fatmi. Ok. Cosa vuol dire che i tuoi amici saranno sicuri? Li stanno ammazzando! Andiamo, ehi! Dove stanno? Dov'è? Arriva, dov'è? Ah. No, ma che... Che cavolo? Ma muori? No, figa! Erano mille headshot quelli! Come faccio a salire qua adesso? Così. Figa, no? Non sgamarmi? Chi è che mi sta vedendo? Oh no, è un tizio là sopra. Vediamo se... nice, aspetta. Ho fatto il diversivo, raga. Sono fortissimo. È morto? Forse è pure morto, sapete? Deve arrivare sul tetto. Io sono salito qua, ma forse non è la parte neanche giusta. Neanche la parte giusta. Dov'è il tipo? Ah, là in fondo. La Madonna, quello è un long shot proprio pazzesco. Sì, è preso, ok. Pensavo che il primo colpo anche fosse un headshot, ma... Chi mi sta sgamando? Oh! Chi mi sta vedendo? È buggato, sì. È buggato l'indicatore, penso, raga. Molto 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 difficile colpire con questa cosa da lontano o dalle medie distanze anche. Con le pistole è molto più facile. Ok, no, cosa vuol dire? Ok, io sono sceso qua, ma non so se sia stata una buona idea, raga. Non shotta? No, penso lo shotti, sapete? Perché l'ho fondato per il nostro... Cioè... Penso lo shotti... Alla testa, va bene. Vabbè, scialla. Io mi sto ancora chiedendo come posso salire... Là sopra. Cioè, da vicino shotta, ma secondo me da lontano no. Ah, raga, sono disabile, aspettate. Mi sono riportato adesso. Sono stupido. Mi hanno piazzato quell'elicottero, sono un idiota io. Uso questo. Vabbè, abbiamo fatto piazza pulita, non importa. Perché avrei voluto un'arma secondaria silenziata che fosse forte. Perché non avevo il problema di usare l'acqua e la balestra. Cioè, scusate, l'acqua e la fionda, quindi. Ho preso anche lo spas, che è abbastanza buono, cioè molto molto buono, però da vicino ovviamente, raga. Sulla distanza meglio l'arco, direi. Ciao. Allora, lui sta mirando, quindi... E ora è il momento di far così. Che è l'ultimo? Lì. Perfetto. A posto. Liberate Tracy. Posso liberare questi bomber? Libera, libera. Saccheggiamo un po' visto che abbiamo pochi colpi. Sì. Ah, finita la cosa? Cioè, è andata? Hai pressione.
Ma ormai, zia, è andata da mezz'ora questo. Lui non parla mai, cioè, perché non hanno fatto parlare in Far Cry 5 per il protagonista? Era molto più figo con Ajay e con Jason. Dov'è? Cioè, lei per davvero, dove cacchio sta? Costantemente nel gaudio, fa fuori la gente. Affronta Faith. Cioè, è diventato giorno, all'improvviso, zio. Rip. Tu sei un figlio di puttana, veramente. Annaia. Di colpe. Dovevo andare, dovevo uscire. Ma esplodi, va. Pazza furiosa. Lui davvero voleva rimanerci nel gaudio, sì, vabbè, ma per finta. Io devo entrare nel Gaudio. Però se poi uccido lei, se uccido lei, il Gaudio viene distrutto, vero o no? Pensavo di sì, dai, andiamo. Boh, sono entrato nel Gaudio, ufficialmente questo è il cancello del Gaudio, no? Non ho armi, non ho niente, bellissimo. Cioè, la prendo morsi, cosa faccio? What the fuck? What? What? Ah, è vero che l'hanno catturato! Madonna, questi pazzi, cioè, fotti tutti! Ha preso anche lui. Ma tu sei un muro, testa di cazzo. Tu sei un muro tra la vita e la morte. Cioè, lei, ma se, vabbè, c'è anche i seguaci, ma cos'è? Aspettatelo. Lancia questa guerra di granate. Allora. Ah, la munizione l'ha data grande, zii. Non posso usare, ma se non posso lanciare la razza per davvero? Allora, spawni o no? Porca. Penso che in realtà basti. Esatto, sì. Ho preso quella giusta! Un secondo? Oh cazzo, no! Porca vacca, menti crepo! Aia, ma fa un male cane, oh! Guarda! Cioè, io cerco di schivare, non ce la faccio. Muore, va. Baccona.
Chissà. Se ho un'idea, raga, aspettate. Ho un'idea viva. Questo mi serve. C'è un M60 qua. No, vabbè, tengo la R. La K. Porca! Che cazzo è? Tipo così, bam! E sono andate tutte. Ma forse l'ho colpita. Sì, l'ho colpita. 2400 metri. Aia. Mi sembra l'obiettivo era un attimo buggato, se avete ragione. No, ho sbagliato! Non devo ricaricare! Cosa fai? Adesso ti cagli addosso perché ti sto sparando in faccia? Ma chi? Chi? Ma chi? Questi sono tutti dei disadattati, raga. Anche Sid e John era stato... Era stato colpito lì da... Cioè, l'avevano picchiato i suoi genitori, tipo una roba del genere. Muore, Fate, muore! Cazzo, ma aiuti i proiettili! Grande. È morta. Vedi, sono tutti pazzi, furiosi, fuori di testa! Perché qualcun altro gli ha fatto col... Cioè, perché... A loro volta sono stati... Boh. Ma che cosa ci hai detto tutto sto casino? C'è qualcosa, l'hai detto? Crede di essere il nostro salvatore. Ma sarei tu a decidere cosa succederà. Sei stato l'inizio. Sarai la fine. Ho sempre saputo che sarebbe andata così. Forse mi sono perso qualcosa, raga. Nel discorso che stava facendo mentre gli stavo sparando. Salverai il tuo sceriffo. Sarai... l'eroe. E poi... se non lo scorderai, se la caverà. Adesso voglio vedere, editando il video, se ha detto qualcosa su chi avrebbe fatto questa cosa. Sono stato drogato, avevo 17 anni. Anche John diceva, sono stato picchiato, mi hanno picchiato, ho imparato il potere del sì. Cioè, sono tutti fuori di testa, così. È disponibile un nuovo tratto nel menu tratti. Allora la prendiamo, percorre la via. La prendiamo, aspettate un attimo, prima di percorrere la via. Cos'è? Questo? Minchia, 14 ne ho i punti tratto. E vabbè, dai, la prendiamo, cioè, cosa devo dirvi? Dai. Ah, ha un bunker, Faith. Cioè, questo è un bunker, cioè, è un giardino, non è un bunker. Faith Gate. Sentite che casino degli angeli, raga, sentite. Trovo lo sceriffo. Bella il cinno. Ok. Me l'aspettavo, in realtà. Pensavo che lui non scomparisse. No, cazzapugna, se a pugni, se. Ok. Vediamo un po'. Ah, pensavo di dover fare una battina. Quindi uno schiaffo in faccia. Un pugno in faccia. Porca vacca!
Claudio, lo devi fermare. Devi fare in fretta. No, 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 oh, che cazzo, no, no, ma dai, fai qualcosa. No, lui guarda, no? Si appoggia, guarda lui. Va bene. Ma cosa, sei disabile? Oh! Ma non lo so, cioè... Vabbè, io penso, non riesco. E come faccio? Blocca la produzione di Gaudio. Cioè ci sei in mezzo. Dai! Aspetta, tanto sì, il gioco ti vuole far credere che sia una cosa a tempo che devi far veloce, ma in realtà non è vero, quindi posso andare un attimo in giro a controllare, no? Sì. No, proprio per avere senso, dai. Qua non c'è più niente, qua non c'è Gaudio, questo è un bunker proprio... Oddio! Porca vacca! Oh! Calmi! Ok. What the fuck? Ti ho lanciato un coltello nella nuca! Ma cosa sei, scemo? What the fuck? Ma siamo fuori di testa, siamo? Vabbè, non ci sono le cose in mezzo. Porca miseria! Ma glielo ho lanciato in faccia il coltellino, cioè ve lo giuro. Vabbè, non capisco sinceramente. Cioè i miei tentativi di fare le cose stealth vengono distrutti da queste cagate. Scusa, che tente cosa? Dice, allora, ascolta, si fa così, guarda. E non è morto? Dov'è? Ma si è spostato? Ah, sei qua tu. Ehi, man! Non era più là. Ci credo che non sia morto. Bene. Perfetto, cioè proprio easy. Buonissimo. Sì, abbiamo capito, dai. Buono. Ho sbagliato arma. Perfetto. Boh, l'ultima, dai. Ci siamo. Bloccate la produzione. Push. Buono. Perfetto. Saccheggio un attimo due cadaveri. Per prendere qualche proiettile. Mi spiace, ma me ne devo andare da qui. Sono ancora disorientato con tutto questo Claudio. Dipende tutto da te. Porca. No, devo correre. Ne sono arrivati. Quanti ce ne sono? Raga, quanti sono? Guardate la bussola. Bella, facciamo un devasto, raga, che non avete idea. Madonna. C'è un macello che non avete idea.
sapete cosa, raga? C'è una roba. Solo con la pala, vai. Solo pala. Poi qua c'è ancora Gaudio, dai, sono fattissimo. Ah, no, adesso raga, guarda, faccio una roba. Aspettate. Oh figa. Aspettate. Uno, due, tre. Se! 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 Cosa devo fare? Devo distruggere queste cose. E come faccio esattamente? Oh, vabbè, ho visto dopo. Se! Mi sa che dobbiamo utilizzare... È bellissimo! Vai, andiamo. Sono fattissimo, via! Boom! Sì! No, allora! Bastardo, sì! Boh! Questo come ci arriva dall'altra parte? Sì! Giù, via! No, spegni il fuoco che sta anche crepando. Sì, però non funziona così, cioè se io striscio sotto non posso prendere fuoco normalmente. Dopatissimo, ragazzi, questo è l'effetto del Gaudio, diciamo così, ecco. Bam! Madonna! Fuori campo! No! Sono andate le droghe! No! E bene, sono finite! Oddio. Ok, ci siamo. Se serviranno ancora. No, fuggi dal bunker. No, niente. Quanto abbiamo utilizzato? Sai, c'è un certo effetto di cosa? Esattamente? Di. Sì, vedo male. Li chiamiamo potenziatori, come dice quel tizio della missione secondaria, adesso non mi ricordo come si chiama. C'è un tizio che chiama potenziatori, non droga. Bellissimo, raga. Stupefacente. Fuggi. Ma sono anche ecco di che cosa? Cosa è successo esattamente? Cioè, ho soltanto tolto dell'acqua. Perché c'è tutto questo fuoco? Devastazione, morte. No! No! Voglio fare un salto quello tutto, dai! E non ci sono più, eh? No. Cioè, esploso tutto, io sono scomparso. Va bene. Sì, festeggiamo, che intanto Virgil è morto. Ma... And then we go. The German blood. Grande. Questa schermata di caricamento fantastica e fantasmagorica. Questo è un disegno, raga, non è una... Penso sia proprio un disegno. C'è un disegno, oddio, fatto in computer grafico, però. Ma la macchina la sta spingendo qualcuno? Cioè, il motore è spento? Hai una brutta cera. Sì, sono uno straccio, eh. Vabbè. Ti serve aiuto per rientrare? No, ce la faccio. Non credevo ce l'avresti fatta. Hai salvato un sacco di brava gente. Non dimenticare. Ehi, mi serve una mano! Devo andare. Sai, c'è stato un momento... Prima che arrivassi tu, avevo perso la speranza, non vedevo via di uscita. Ma tu m'hai guidato. E abbiamo perso della brava gente, ma tutti qui, tutti noi siamo vivi per merito tuo.
Dai, dammi il tuo titolo, non sono un vice, dai, dammelo. Sono fierissimo di te. Dai, zio. Ora devi trovare quel diavolo di Joseph Seed, consegnalo alla giustizia o fallo fuori. Tesoro, sei fierissimo di me, tu non hai fatto un cazzo, ti sei fatto prendere dal gaudio. Dammi una spilla, no? Cioè, minimo, o oh no? Adesso andrà la cosa normale, cioè. Un sigillo è stato aperto. Ehi! Il secondo. La mia fate. La mia fate. Non è stata la prima a portare quel nome, ma sicuramente era la più devota. Era come molti di voi quando è venuta da me. Perduta. Ferita. Ho riposto la mia fede dentro di lei. Ed è diventata angelica. Perfetta. Ce l'hanno portata via. È la fede ciò che ci unisce tutti. Senza di lei siamo perduti. E noi non perderemo mai la nostra fede. Lo dici già da quanti episodi? 13? Non è ancora successo niente. 12, 13. Non è ancora successo niente. 4.000 e di due sei iter di votatori di peccatori. Mangia peccatori. Mangia peccato, scusate. Ma chi è che sta parlando? C'è sto tizio. Va bene, direi che... Ok. Continuo così, zio. Adesso, raga, guardiamo insieme le nuove armi, guardiamo un attimo che cosa possiamo fare. Tanto abbiamo 4.000, tanto, tanto in realtà niente perché è poco, 4.000, però... Vediamo di fare qualcosa di decente. Posso vendere qualcosa? Sì, qualcosa da vendere ce l'ho. 1190. Non si buttano mai via. Armi. Vediamo un attimo che cosa abbiamo sbloccato di nuovo. Vabbè, qua sono niente. Qui abbiamo sbloccato l'M79, ma ce l'abbiamo già quello personalizzato, quindi non vado a comprarlo. Questo fucile conosce il sapore del peccato. Delizioso. Bene, allora io lo metto, lo rimetto. Tanto raga, è fortissimo il fucile a pompa secondario. Perché di armi secondarie che mi piacciono particolarmente non ce ne sono, raga, e in macchina mentre si guida sono molto utili i fucili a pompa, perciò le doppie, scusate, i canne mozze, quindi va bene. Lo spas silenziato è utilissimo, quindi me lo tengo lì. Potremmo prendere il Vector, no, questo 7200, tanto va bene, non lo voglio. Cosa abbiamo sbloccato? Qua abbiamo sbloccato tutti i fucili d'assalto, quindi K47 e KM ce li abbiamo. Abbiamo sbloccato tutti i fucili da cecchino, ma il cecchino ce l'abbiamo già. L'unica cosa che potrei pensare di fare è... so, magari cambiare con un mitraglione, così per sport, per fare un po' di cambiamento, così... Ma no, va bene così. L'unica cosa che vorrei fare, ecco, è comprare l'arco ricurvo, raga, perché l'arco compound, l'arco si sì, compound, mi ha stufato e la fionda mi piace un botto, però devo provare l'arco ricurvo, raga, quindi lo proviamo, lo compriamo e lo mettiamo, lo mettiamo al posto dello spas, per forza, raga, per forza di cose, così tipo in fibra di carbonio, roba del genere. Possiamo comprare questa, ma mi fa un po' cagare, letteralmente, cioè, sinceramente.
Nero potrebbe essere una cosa veramente interessante, cioè sembra molto figo nero. Però alla fine comunque compravo questa perché costa poco e non è malissimo. Red dot, assolutamente, red dot. E abbiamo preso quel che ci serviva. Vediamo un attimo. Fantastico, cioè meraviglioso, guardate qua che bello che è. E lo andremo a usare, proveremo ad utilizzarlo un pochetto, vedremo se. Comunque io per ora tra l'altro la fionda preferisco la fionda. Vediamo poi se questo varrà la pena. E per me direi che ci siamo. Vediamo un attimo questo fucile. Sì, vabbè, non ti incazzare. Sperando l'aria per provare l'arma, scusate, ragazzi. Il fucile a pompa, comunque ce l'abbiamo, non abbiamo lo spasmo, ma abbiamo questo che è un canne mozzi, un fucile a pompa, non è un fucile a pompa. Fucile a pallettoni, un canne mozze. E niente, ragazzi, io direi che possiamo salutarci, signori miei. Ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo ammazzato Faith Seed. E andremo adesso a fare un po' di robetta. Per esempio, vabbè, qua poi ci sono delle missioni principali che, come sapete, anzi, vediamo un attimo. Che, come sapete, faccio tutte, stavo dicendo. Faccio, sì, però. Cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo perso? Nulla di quello che mi interessava, quindi queste ci sono ed è fantastico. Tra l'altro abbiamo anche questa di Virgil, non se n'è andata, anche se abbiamo liberato la zona, quindi guerra della droga c'è ancora, fantastico. Abbiamo fatto un bel po' di roba, ci manca soltanto una regione. Comunque andremo poi nei prossimi episodi a fare le missioni ancora qui e poi del parroco Jerome e poi andremo anche a iniziare qua la zona qui che si chiama Regione di Jacob, chiamasi, scusa, si chiama The Whitetail Mountains, va bene, il Mary River è andata e Holland Valley anche. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, commentate per darmi i vostri pareri sempre su questo gioco. Ci becchiamo nel prossimo, raga. Bella!